Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontarti. Sì, madame, messieurs, ladies and gentlemen, here we are in Convento di Donato with a special girl, special surprise for us, vero DJ Gale, vero? Il 2018 ci ha donato un grande regalo, giusto? Perché è la prima intervista dell'anno e abbiamo qua un personaggio incredibile. No! Abbiamo, sì, dillo il tuo nome, dillo, say your name! My name is Bethany Cole. Oui. Bethany Reeves, daughter of Del Reeves. Ecco, la traduzione per gli italiani è la figlia del grandissimo cantante, ripeti il nome. Del Reeves. Non lo dico perché ho problemi con la pronuncia, allora lo faccio dire a lei. Anch'io. Anche tu hai problemi? Anche tu fai fatica a chiamare. Molto. Ci puoi dare due indicazioni, un breve racconto di questo grandissimo cantante? Ci puoi narrare la tua storia? La grande storia di mio papà. Quella. Ok, allora diciamo che tu vieni dagli Stati Uniti. Per chi non l'avesse capito, California. Per chi non ha capito l'accento, non è della bassa bresciana, ma viene direttamente da Miami, qua al convento. Sì. Ok. Sì. Lui nato in North Carolina, poi andato in California. In California? Anni, okay. Di che anni stiamo parlando? Qui c'è. Stiamo parlando dei fantastici. Sì, anni 60. Anni 60, erano gli anni 60. Di Tennessee. Stati Uniti d'America. Diventa una grande canzone di country music. Sì. E anche The Grand Ole Opry. Lui diventa una persona di Grand Ole Opry. Di grande? Grande Ole Opry. Abbiamo la traduzione, aspetta che andiamo a Cagliari un attimo per la traduzione. Certo. Ecco. Arriviamo a Cagliari. A Cagliari per la traduzione? Era un famosissimo spettacolo. Sì. Tutti grandissimi cantanti, e ancora adesso, passano attraverso questo grande show. E quindi il suo padre era un ospite fisso. Un ospite fisso di questo grande show americano degli anni 60? Sì, ma ancora adesso esiste. È ancora adesso, è ancora in auge. Lunga radio stazione di tutto il mondo. E veniva trasmesso anche alla radio. Ah, sì, fantastico. Tutti gli Stati Uniti sentivano queste canzoni. Ma lui come ha fatto a diventare famoso? Cioè, si è presentato là con la sua chitarra e... Quando lui, 8 anni. Sì? No, North Carolina. Aveva 8 anni? Sempre sulla stazione di radio. Ah, con la sua chitarra. Iniziare canzone. Sì? Lui era bambini. Ah. Sì. E te la ricordi la prima canzone? Do you remember the first song? Girl on the Billboard. Yes. Ho nato 66. Can you sing a little bit for us? The first. Only. Who's that girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field in the big old highway? Quella, che voce, avete sentito, eh? Amici ascoltatori. Noi abbiamo qua la figlia. Fantastica. E questa è stata la sua prima canzone. Sì. Lui era bambino e già tu lo ascoltavi dal cielo praticamente. Già ti piacevano. E lui ha avuto subito successo o ha dovuto faticare per... Quella, attenzione, direttamente dagli Stati Uniti, ci ha ascoltato, ci ha sentito, siamo in collegamento, ci ha ascoltato, eccolo, sì, direttamente dagli Stati Uniti, per noi, signori, lo stiamo ascoltando, Rolling down the highway in my Jimmy hauling freight from Chicago to St. Louis, Lord, I see her every day. Oh, a double clutching weasel like me can hardly ever find a girl to look at him that away. Together.
Like the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. Incredibili amici ascoltatori, in contemporanea mondiale, direttamente dagli Stati Uniti. E qui, dal convento di Nonato, abbiamo padre e figlia che stanno cantando contemporaneamente. I slow my Jimmy down to 20, that's how many wrecks I see there every day. Caused by the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. I do 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 do. The girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. Oh, I guess I'm getting bolder, cause I'd rather kiss and hold her than just keep a looking at her every day. At 4:45, coffee drinking, eating time, Jimmy shimmied while I woke up the artist and painted the display. Of the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. Doggone that girl wearing nothing but a smile and a towel. In live sta cantando, in live near the big old highway. E potremmo anche vedere che oltre che cantare sta ballando, sta baciando il mondo, è felicissima per poter cantare questa sera in diretta radio per noi telespettatori e amici ascoltatori di questa Risto Radio con me. Shattered by the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. I do 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 do. Do 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 do. I do 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 do. I do 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 do. Oh, grandissimo, grandissimo, grazie. Signore e signori, siamo riusciti a fare una cosa incredibile, a collegare dagli Stati Uniti a Lonato, tra l'altro, cioè Stati Uniti Lonato, vorrei precisare, la grandiosa figlia del cantante, lo sapevo io, Dave Reeves, faccio fatica con la pronuncia, se no lo so, lui, lo stiamo vedendo, Del Reeves. Yes. Oh, l'ho detto anche giusto adesso. Ho imparato, Del Reeves. Adesso lo dico proprio in americano: The Reeves. Va bene, The Reeves. Così bello, The Reeves. Mi sono americanizzato. Bene. Allora, carissima, puoi approfittare per mandare un saluto a tutti gli Stati Uniti d'America, a chi conosci, chi vuoi, così gli diremo di collegarsi alla nostra radio web e potranno ascoltarti direttamente da qua. Ciao everybody in America, non ci credo, siamo vivere Stati Uniti, no, con la mia grande amico, davvero, dimmi, no. Voi non la potete vedere, ma non è solamente una bella voce, è una donna che se la vedeste impazzireste quanto bella. Sia fuori che dentro, perché noi riusciamo anche a percepire quello che ha dentro, è vero, si vede. Sì, esatto, cioè, nasce la competizione qua. Proteggila. Ciao a tutti. E grazie per questo splendido regalo, grazie di essere stati qui al convento di Lonato. DJ Gale, Sandrino, Bethany e Alessandro, grandissimi. Ciao, grande regalo. Sì. Sto Radio Convento Web Radio.